È tornata a trovarmi e sono davvero molto contenta di ritrovare qui a Casalice, poi in questo periodo di feste ancora di più, Patrizia Pasqualetti. Insomma, nella scorsa edizione è venuta ad insegnarci a preparare il gelato, ci ha reso tutto più semplice grazie alle sue spiegazioni, alle sue lezioni. Ciao grazie, Patrizia. Grazie, bentornata Franca. Naturalmente. Preparerà il mandarino e il limone ripieni di gelato. 350 ml di succo di mandarino, 250 g di zucchero, 50 g di destrosio, dei semi di carruba, 100 ml di acqua e poi dei mandarini e dei limoni. Tutto semplice, qua, tutto così qua. Semplice. Sì, perché noi facciamo del gelato artigianale e quindi lo facciamo con la frutta fresca naturalmente. Bene. Andiamo subito a prendere questi bellissimi mandarini che naturalmente voi scegliete dal vostro fruttivendolo di fiducia, belli, possibilmente con la foglia anche, perché che cosa faremo? Innanzitutto così li spaccheremo naturalmente e inizieremo a spremerli. A spremerli per avere il succo necessario per fare il nostro gelato, che sarà un sorbetto. Allora prendiamo lo zucchero che abbiamo precedentemente pesato, prendiamo un pizzichino facoltativo e prendiamo un cucchiaino di semi di questi carruba. Questi piccoli, questi sì, sì, è sufficiente. Okay. Un cucchiaino. Semi di carruba che ci aiutano, è un addensante naturale. Ah, ecco, io pensavo alla carruba. Sì, no, no, alla no, carruba. Un addensante naturale. Aggiungiamo l'acqua necessaria per rendere il composto liquido e il mandarino precedentemente spremuto. Uh-huh. Noi, ecco, aggiungiamo tanto quanto basta per, insomma, miscelare il tutto. Eccoci qua. Ah, e poi va. Procediamo per la gelatura. Così? Sì. Perfetto. Ah, aspetta, gelatiera, perché questa qui è stata prima lasciata in congelatore. Nel congelatore, che ha permesso naturalmente di refrigerare la parte per poi far sì che il composto venga mantecato. Certo. Nella giusta maniera. Perfetto. Procediamo per la preparazione invece dei nostri mandarini, che dovremo andare a riempire di gelato. Capito. Nel frattempo che il prodotto si prepara. Perché sarà il mandarino stesso ad accogliere il gelato. È certo. A questo punto lo dividiamo, lo spezziamo e facciamo sì che la calottina rimanga un pochino, diciamo, più alta rispetto all'altra parte. Andiamo ad intaccare la parte bianca affinché poi con le mani riusciamo, ecco qua, a togliere la polpa. La polpa. E a creare quel contenitore per poi mettere il nostro gelato. Ecco qua, perfetto. Cosa andiamo a fare poi? Le riponiamo nel congelatore affinché possano essere proprio contenitore di gelato, naturalmente. Bene, ci stupisce perché ci rende tutto così facile, così semplice. Li abbiamo precedentemente preparati e ecco che abbiamo due bei contenitori per inserire il nostro gelato di mandarino che abbiamo preparato. Adesso lo vado a prendere. Sentiamo che il mandarino è diventato proprio un contenitore freddo. Prendiamo il nostro gelato. Diventerà un'idea simpatica, carina e divertente da presentare ai nostri ospiti per, ripeto, intermezzare da una portata all'altra. Ma o perché bello. No, da fine pasto anche, che ci permette naturalmente di preparare il palato o a una nuova pietanza o perché no ai dessert del Natale. Ah, e ecco che ma che bella idea. Motivo divertente, simpatico e una monoporzione che può essere francamente molto molto gradita. Eh sì, non solo di Natale ma delle feste comunque. Ed ecco allora che effettivamente a un certo punto ci si può rilassare. Adesso aspettiamo prima della prossima pietanza, facciamoci un sorbetto ed ecco, voi l'avrete pronto, lo toglierete dal vostro congelatore e sarà pronto. È molto carino anche pensare alla stessa identica ricetta, la stessa identica cosa con il limone. Che hai già fatto? Che abbiamo già preparato. Dai, facciamolo vedere perché mi incuriosisce davvero. Sì. Ecco, che spezziamo i limoni a metà e cerchiamo in maniera estremamente cauta di togliere quella che è la polpa. Eh sì. Procediamo per fare degli spicchi proprio di limone. Ecco che abbiamo ricomposto lo spicchio del limone, dove possiamo, perché no, guarnirlo anche con una bella
foglia di limone. Eccola qua. Abbiamo sbagliato. Perfetto. Il verso. Allora, ecco, facciamolo. Guardate, ecco come qua sta prendendo consistenza, sì, questo gelato. Guardate, adesso naturalmente è ancora morbido, però questo deve continuare a girare, dopodiché deve essere messo in congelatore. Beh, io direi che è proprio spettacolare. Un gelato fatto a casa. È vero. Un gelato artigianale. Bellissimo, grazie Patrizia, grazie per queste cose sempre molto interessanti che ci vieni a raccontare e ad insegnare soprattutto. So che ci rivedremo anche la prossima settimana. Assolutamente. Hai già idea di cosa farci? Una piccola sorpresa. E allora non svegliamo niente, diciamo solo che tornerai la prossima settimana, grazie, e per noi sarà come sempre un piacere ospitarti qui a Casalice.